Come alcuni di voi già sapranno, negli ultimi giorni Capcom ha subito dei ricatti da parte di hacker penetrati nei suoi sistemi informatici. Questi allegri pirati popò hanno rubato oltre un terabyte di materiale riservato e lo hanno giustamente diffuso online. Ecco, tra le altre cose hanno rivelato l'esistenza di versioni PC per Monster Hunter Rise e Stories, ma anche dietro scene interessanti sul reparto finanziario della compagnia. Allora, tra i documenti che sono usciti fuori, sbucano delle presentazioni su materiale pubblicitario di Capcom, politicamente corretto e guide su come evitare le controversie online. Ci sono delle direttive su cosa evitare di fare per non utilizzare un linguaggio potenzialmente discriminatorio o pregiudiziale, insieme a nuove linee guida sui PR e sui reparti commerciali di ogni regione. Si discute di come i game designer di Capcom debbano seguire delle specifiche direttive come l'inserimento di opzioni cosmetiche a genere neutrale, rappresentazioni etniche che evitino stereotipi o disuguaglianze, e divieti sull'uso di linguaggi espliciti o contenuti sessuali salvo necessità di contesto narrativo. C'è in particolare una slide dove si citano The Last of Us Part 2 e Shadow of the Tomb Raider come esempi positivi per i personaggi LGBTQ. LGBTQ. Ok, vabbè, da adesso li chiamiamo Alfabeto. Ecco, questi personaggi dovrebbero essere rappresentati come ugualmente attrattivi e pubblicizzati allo stesso modo di quelli maschili. Al contrario, dice il documento, la principessa Peach di Super Mario e la principessa Zelda vengono giustamente usati come degli esempi di stereotipi femminili negativi perché sono le tipiche damigelle in pericolo, quindi Nintendo è il male del mondo. Le donne accettabili sono soltanto quelle forti e indipendenti. Il concetto di principessa nella torre, accenni di cavalleria e concetti come quelli delle favole ovviamente sono retrogradi e vanno eliminati dal mondo. Questa slide affida ai localizzatori e ai distributori locali, quindi di ciascun singolo mercato, il compito di assicurarsi che determinati contenuti siano appropriati, tra virgolette, e che possano essere adatti a qualsiasi genere di pubblico. I personaggi poi creati dai giocatori dovranno avere lo stesso tipo di trattamento all'interno dei videogiochi, senza distinzione di sesso, ma solo di tipologia di corpo. Quindi un corpo può essere maschile o femminile, ma questo non implica che la persona sia uomo o donna. Ma continuiamo. Il sex appeal, che include costumi, pose o fanservice di alcun genere, deve essere lo stesso tra uomini e donne. E verrà usato soltanto se richiesto dal contesto della storia. Va da sé che i costumi non potranno ammiccare solo un tipo di utente, ovvero a un sesso specifico. Però, per qualche motivo, questi report si contraddicono da soli quando Capcom riporta l'esempio di Street Fighter, dove Ryu, senza maglietta, viene visto positivamente con i suoi begli addominali scolpiti e due pettorali che sembrano pizze. Purtroppo però la culata di Mika viene considerata inappropriata, quindi l'uomo svestito va bene, la donna svestita non va bene. È la nostra concezione di parità. Lo stesso dicasi per le armature di Monster Hunter World che vengono ritenute scorrette perché quelle femminili mostrano più pelle rispetto a quelle maschili. Si conclude citando Spider-Man Miles Morales come esempio positivo di personaggio non bianco e DJ di Street Fighter con il cappello rasta come negativo. Quindi finché è un eroe va tutto bene, ma se lo fai rasta vuol dire che stai pensando al background sociale in cui hai fatto vivere i neri per un centinaio di anni e questo non è corretto. La cosa migliore da fare è far finta che ci siamo comportati sempre bene, che non sia mai successo niente del genere. Quindi chiudiamo gli occhi e ripetiamoci più volte che siamo delle brave persone. Ecco, il problema non è tanto Capcom in sé, ma i suoi investitori, tra cui ovviamente c'è una signora che si chiama Sony. E Sony, lo sappiamo benissimo, ormai da quasi una decina d'anni a questa parte, Sony è co-opetita
completamente infilata dentro il movimento Me Too americano, completamente estraniata da quello che era il suo mercato interno, il Giappone, si è allontanata tantissimo dal Giappone, completamente infilata dentro la soglia in generale del politicamente corretto. E il concetto è molto semplice: se un azionista ti dà i suoi soldi, tu non puoi scontentare l'azionista. I giocatori sì, cioè dei giocatori non gliene frega niente a nessuno, però l'azionista ti sta dando tanti soldi, quindi quello non lo devi scontentare. Noi siamo convinti che le nuove direzioni di Capcom nella fattispecie, ma anche di società appunto come possono essere Square Enix e Sony, costituiscano un pericolo serissimo per la libertà di espressione dei designer e dei creativi in generale. È terrificante che vengano citati come esempi positivi i videogame di Sony e di Square Enix, che sono due compagnie fortemente anticonsumatore e fortemente infilate dentro queste visioni politiche estremiste di stampo neofascista. Rendiamoci conto che qui si sta additando Nintendo come il male assoluto, cioè Nintendo è passata in una generazione dall'essere la compagnia per bambini, quella che produceva i videogame per ragazzini, ad essere quella che oggi è l'unica dove i videogame non vengono censurati. Giochi che vengono censurati su tutte le altre console, su Nintendo sono liberi di uscire così per come venivano progettati originariamente. Tutto questo focus sulla censura, sulle restrizioni, sul coprire il corpo femminile, imbruttirlo, trasformando ogni eroina in una sorta di Rambo con una vagina, non fanno altro che mostrare una specie di sudditanza, ok? Una sudditanza psicologica verso l'Occidente e verso tutte queste follie che stanno avendo negli Stati Uniti con sto cavolo di politicamente corretto e di Me Too. È ovvio poi che in questa situazione uno vada necessariamente a farsi delle domande, cioè sulla base di cosa si definisce un contenuto come inappropriato? Chi è che decide se un termine sia offensivo o meno? Perché si continua a virare verso un modello che è sempre più simile a quello della Cina comunista, dove roba come le censure, i crediti sociali e i campi di concentramento sono la norma? Noi come al solito vi invitiamo sempre a votare con il portafogli, perché se non agiamo subito anche il mercato dei videogame si trasformerà, come sta succedendo a quello del cinema e delle serie TV grazie a colossi come Netflix, che stanno veramente massacrando la libertà creativa degli scrittori. Ad ogni modo ragazzi, qui sotto in descrizione ci sono una serie di link se volete supportare il nostro lavoro. Io come al solito vi invito a lasciare un like, condividere, iscrivervi al canale e noi ci risentiamo alla prossima.